Debitore esecutato, come di sicuro saprai, e se non lo sai, te lo stiamo dicendo noi oggi. Se hai subito il pignoramento della casa in cui vivi, il custode non potrà più chiederti di lasciare l'appartamento fino a quando il giudice d'esecuzione non avrà emesso il decreto di trasferimento. E attenzione, cosa assai più importante è che anche se il custode ha già dato avvio alle operazioni di liberazione, c'è stato per esempio il primo accesso, ma tu non hai ancora lasciato casa. Fermati. Hai infatti diritto a ottenere la revoca dell'ordine di liberazione e a continuare a stare nella tua casa. Questo perché una nuova legge, la numero 8 del 2020, ha ulteriormente modificato le espropriazioni immobiliari. E a proposito di aste e pignoramenti, ha stabilito che per tutte le procedure vecchie, nuove, future, cioè per intenderci sia quelle iniziate prima del 13 febbraio 2019 e sia quelle iniziate dopo tale data, il debitore dovrà lasciare la propria casa solo dopo l'emissione del decreto di trasferimento, e cioè quando il bene verrà ufficialmente trasferito ad un nuovo proprietario. Non più quindi al momento dell'aggiudicazione o ancora prima, e cioè quando il giudice dispone inizio delle operazioni di vendita. Quindi, se in questo momento la tua abitazione è stata pignorata, non ha più importanza quando hai ricevuto l'atto di pignoramento e quando cioè è iniziata la procedura. Tu, debitore, insieme al tuo nucleo familiare potrete continuare ad occupare il bene, sempre che però lo tuteliate e lo manteniate con la diligenza del buon padre di famiglia. Questo è quanto dice la legge. E qua iniziano però i primi problemi, perché qualcuno di voi ci ha scritto, tra cui in maniera particolarmente simpatica Fernando e Giovanni, due fratelli napoletani che salutiamo, ci tengono, e ci avete scritto per chiedere cosa significhi in pratica questa frase. E cosa debba fare concretamente il debitore, al di là di consentire l'accesso a custode, al perito, ormai lo sappiamo tutti, o di consentire le visite ai potenziali offerenti, proprio per evitare di sbagliare in qualche modo ed indurre il giudice d'esecuzione a ordinare la liberazione dell'immobile prima del decreto di trasferimento. E noi che non ve l'ho mai detto, ma siamo gli avvocati Emma Iocca e Raffaella Chiappetta, dell'omonimo studio legale Iocca Chiappetta, e che ci occupiamo di espropriazioni immobiliari a 360 gradi, in quanto assistiamo a volte i creditori, a volte i debitori, vendiamo l'immobile all'asta come delegati e custodi fallimentari dei giudici del Tribunale di Cosenza e prestiamo anche servizio di consulenza agli investitori immobiliari. In pratica giochiamo in tutti i ruoli, non contemporaneamente, ma ci occupiamo di questo settore da ogni angolazione, da ogni aspetto. E noi, dicevo, siamo pronte a spiegarvelo in questo video. Dopo la sigla. Cos'è allora ciò che il debitore non deve fare? Vi diremo ovviamente le cose più importanti. Innanzitutto, non potrà fittare l'immobile senza l'autorizzazione del GE, il giudice dell'esecuzione. Ricordatevi che se fittate in nero l'immobile e il custode se ne accorge, sono dolori, quindi non fatelo. E ancora, la seconda cosa. Adesso tocca a voi e non più al custode giudiziario presentare il rendiconto ogni 3 mesi. Questo vale quando, per esempio, in qualche modo il vostro immobile vi rende entrate pecuniarie perché, per esempio, una stanza era stata già fittata. La terza cosa, importantissima, dovete poi preservare l'immobile anche nella sua consistenza economica. Facciamo un esempio: ammettiamo che all'interno dell'appartamento ci sia una vecchia caldaia che non funzioni bene o che è difettosa o che rischia di scoppiare, di danneggiare l'immobile. Ecco, in questo caso il debitore deve organizzarsi per rimuoverla o aggiustarla. 4. Attenzione! Un'altra cosa che il debitore non può assolutamente fare è quella di trattare male le parti comuni. Se l'immobile, ad esempio, è in condominio,
Casi pratici: non partecipare alla riparazione dell'ascensore, non partecipare alle riunioni condominiali, avere dei figli o dei membri del proprio nucleo familiare che compiono atti vandalici come per esempio strappare le piante del giardino, eccetera, eccetera. Avete capito? Bene. Sperando di esservi state di aiuto in qualche modo, vi chiediamo di iscrivervi al canale e di seguire lo studio legale Iocca Chiappetta anche sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram, dove pubblichiamo costantemente risorse utili. Alla prossima!